Again and again and again, ne pense chacun pour soi. So again and again and again, ne pense chacun pour soi. Oh, 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 oh. Nous allons percer nos continents comme ça. Again and again and again, ne pense chacun pour soi. So again and again and again, ne pense chacun pour soi. Oh, 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 oh. Nous allons percer nos continents comme ça. Eshkol Nevo, scrittore israeliano, dopo aver letto e tradotto in ebraico il racconto Una radio straordinaria, dove una coppia di giovani sposi, attraverso una radio capace di intercettare le conversazioni dei vicini, mette a dura prova le proprie convinzioni riguardo la serenità interiore e l'amore coniugale, ha subito individuato la metafora della scrittura di Cheever. Sapere cosa accade dietro le porte chiuse, oltre le tende tirate, al di là delle pareti degli appartamenti in cui viviamo. Perché il luogo della catastrofe, secondo Nevo, è quello della famiglia, dove esplodono conflitti, ansie, paure e desideri.